Buonasera, buonasera. Riprendiamo. Riprendiamo seconda parte, finale della prima giornata. Avremo un grande show qui e poi quando è finito, intorno alle 22:30, avremo il concerto di Gianni Coscia in onore, in ricordo di Paolo Fabi in Piazza Colombo. Questa sera un grande evento e assisteremo allo show di Severino Salvemini che suonerà... Ah no, sì. Neri Marco, scusa. Io canto. Se lo presenti come grande show, abbiamo poi si aspetta un'altra cosa. No, no, abbiamo per la prima volta qui a Camogli, al Festival della Comunicazione, Neri Marco Re. Grazie, buonasera. Accompagnato alla batteria da Severino Salvemini. Vorrei premettere che devo tutto nella mia vita a Corrado Augias, questa proprio come premessa, poi dopo il resto è... sono squisquigli. Gentile manovratore, quanto abbiamo? Dimmi il deadline. 50 minuti. Va bene. Che faccio, lascio? Abbondante. Allora, il signore che voi vedete accanto a me, nel senso che io sono qui semplicemente nel ruolo di presentatore, è assolutamente poliedrico e prismatico, come dice il titolo, 50 sfumature di neri, perché se voi andate a scandagliare, diciamo, la sua storia, i ruoli che lui svolge sono veramente tantissimi. Cioè quelli che noi conosciamo sono quelli di attore di cinema, attore di teatro, ammesso che sia un ruolo solo fare l'attore di cinema e l'attore di teatro. È un doppiatore, è un imitatore, è un conduttore televisivo e un conduttore radiofonico. Adesso lo vedremo come cantante, come musicista, è stato un compositore, è un manager culturale importante ed è anche un testimonial pubblicitario, che insomma tutto sommato è anche un mestiere interessante. Che quindi, posso dire a mia discolpa per tutto ciò? Adesso vediamo un po' di entrare psicanalíticamente nel personaggio. E pensate che questo personaggio, quando era piccolo, diceva di essere timido. E come mai uno timido riesce a fare tante cose insieme? Ma tuttora lo dico, cioè, tuttora mi intimidisco. Ma visto che siamo a Festival della Comunicazione, vorrei riflettere sul tema delle imitazioni. Perché uno si mette a fare le imitazioni? Per timidezza, certo, ma perché secondo me c'è anche una patologia. Cioè, la mia teoria è che gli imitatori sono dei malati di mente o comunque hanno dei problemi, diciamo, mentali. Perché per comunicare al mondo, per quale motivo uno dovrebbe farlo con la voce presa in prestito da un altro? Parla con la tua, no? Quindi evidentemente c'è un meccanismo che si instaura in coloro che poi diventano imitatori e poi vabbè, diciamo che in quel caso lì, e poi se uno andasse avanti tutta la vita forse allora un po' è dovuto anche alla tua scuola, no? Quello che hai studiato, che in un certo senso era un po' interprete. Sì, ma quello è forse più una... no, quella faceva parte della mia magari parte così, passione per le lingue, quindi il mio percorso di studi ha previsto liceo linguistico, scuola interpreti, perché poi mi sarebbe piaciuto fare più che l'interprete così di conferenza, il traduttore letterario, magari tradurre in inglese tutti i libri di Corrado Augias. Per lo facevi esempio. Lo chouchoutage? Chouchoutage, sì, l'ho fatto. Sì, l'ho fatto a James Taylor a Radio 2 Social Club, grande soddisfazione. Cioè tu fai chouchoutage a James Taylor e appunto due soddisfazioni in una. Quindi mi sono anche preso qualche soddisfazione col pezzo di carta che poi in realtà non ho mai tirato fuori dal cassetto, perché un mese dopo essermi diplomato alla scuola interpreti inizia quest'altro percorso con Stasera mi butto nel 90 e quindi siamo a 30 adesso anni da allora. Adesso ne parliamo, però sì. Mettiti subito a suonare qualcosa. Ah, così, proprio, sì. Vabbè, certo. Anche perché questa è la parte che forse conosciamo di meno di te, dai. C'è Darza.
Va bene, eseguirovvi un brano di... No, allora si inizia sempre a suonare la chitarra con Battisti, no? Di solito, perché sì. Ci sono la canzone del sole, sono tre accordi, quelle le bionde, tre, e quindi poi così. E tutti cantiamo, e pullman. Volendosi, però non faremo quella lì, no. Faremo un'altra comunque abbastanza famosa, ma giusto così per aprire, per rompere il ghiaccio, giusto, quindi... Facile, no? Qual è? Qual è? Motocicletta. No. Per te che ancora notteggia, prepari il tuo caffè. Che ti vesti senza più guardar lo specchio dietro te. E poi entri in chiesa e preghi piano. Tanto pensi al mondo ormai per te così lontano. Per te che di mattina torni a casa tua perché per strada più nessuno ha freddo e cerca più di te. Te che metti i soldi accanto a lui che dorme e aggiungi ancora un po' d'amore a chi non sa che farne. Anche per te vorrei morire, Dio morir non so. Anche per te darei qualcosa che non ho. E così, io resto qui a darle i miei pensieri, a darle quel che ieri avrei affidato al vento, cercando di raggiungere chi al vento avrebbe detto sì. Te che di mattina svegli il tuo bambino e poi lo vesti, lo accompagni a scuola e al tuo lavoro vai. Per te che un errore ti ha costato tanto, che tremi nel guardare un uomo e vivi di rimpianto. Anche per te vorrei morire, Dio morir non so. Anche per te darei qualcosa che non ho. E così, darle i miei pensieri, a darle quel che ieri avrei affidato al vento, cercando di raggiungere chi al vento avrebbe detto sì, al vento avrebbe detto sì, al vento avrebbe detto sì. Grazie. Adesso voi penserete che Neri suoni solo queste canzoni qui da pullman, ma invece non è così, perché se voi andate a sentire lo spettacolo, quello su De André, non c'è una canzone conosciuta, perché poi ovviamente da snob quale lui è, esatto, va a cercare tutte le cose che diciamo sono state molto poco note, no? Allora, Neri Marco Re, altezza 1,88,
Che mi sono abbassato, no? Nasce nel 1966 a Porto Sant'Elpidio. 89. 66. Sì, sì. Provincia di Fermo, no? 1966 c'è la zanzara del Parini, c'è Simon & Garfunkel che suonano Sound of Silence, c'è l'alluvione di Firenze, c'è la pubblicazione del libretto di Mao. Vedi quante cose. Tante cose. Il primo trapianto di cuore è l'inizio della guerra del Vietnam. Ti ricordi qualcosa di questo? No. Beh, con Barnard ci siamo frequentati spesso dopo quella sì, quell'exploit che ebbe. Ma perché neri? Cosa vuol dire neri? Neri è un nome toscano, infatti si dovrebbe pronunciare neri in neri, viene da Ranieri, ma io all'anagrafe sono esattamente neri. Era un amico di mio padre quando era piccolo, di origini appunto toscane, e quindi ha pensato di chiamarmi in quel modo lì. Ma quanti malintesi sono nati su questo? Ma i giochi di parole sicuramente insomma tra bambini si fanno, però non l'ho mai considerato un nome strano, anche gli altri bambini non sanno quali non sono ti i nomi comuni. Marco? Ma al militare, al militare, perché si abbreviano i cognomi, quindi adesso tuttora qualcuno pensa che io mi chiami Marco. Marco, quindi vorrei chiedere a costoro, se io mi chiamo Marco, perché tra voi so che ce ne sarà qualcuno, neri re, cosa sono? Due sentinelle che stanno a Gibilterra con le alabarde pronte a tranciare chiunque voglia assaltare Marco, due particelle atomiche che girano intorno. E quindi no, tanti chiamano Marco, però non si fermano a questa, cioè pensando Marco, poi neri re, appunto tante volte quando magari dovevo dettare il mio nome al telefono, un'altra iscrizione a un torneo di tennis, ho visto che mi avevano scritto soltanto re, però ci sta perché Marco re. Però una signora con cui avevo fatto una foto a Lampedusa, al Festival Oscià di Claudio Baglioni qualche anno fa, in un ristorante appunto stavo pranzando, mi chiede una foto, si direbbe selfie, così, torna al tavolo, poi arriva il marito, dico oddio che ho fatto, dice no guarda, mia moglie è tornata al tavolo dicendo ho appena fatto una foto con Neri Cristo Re. Quindi, però tu sì. Sei recidivo perché adesso ma perché avevo fatto Papa Luciani da poco forse allora lo quello. Spettacolo che fai lo fai con un chitarrista che ha un nome anche lui un po' strano che no? Si chiama Domenico Mario Renzi tutto attaccato quindi anche lui appunto sì, spieghiamo che avremo passato alcune settimane della nostra vita sommando tutti i secondi a spiegare come ci chiamiamo insomma, così. Allora per recuperare un po' la biografia di Neri io sono andato sul web come tutti fanno. E la prima cosa che voi trovate, lui ha 22 anni, è questo personaggio alto 1,88, ma magro, 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 con una giacca che è almeno 4 misure in più rispetto esageriamo. Tre drop. Andava così nel 90, avevo 24 che anni. Che vince la corrida. Ah sì, giusto, 88, ok. Ci racconti la vittoria della corrida e si è aperto la allora, storia. Vabbè, la vittoria della corrida è, sì, diciamo che nasceva la mia iscrizione alla corrida da due fattori. Il primo era che stavo facendo il servizio militare e tentavo in ogni modo di avere 3 giorni di licenza per svegliare. Anche se io al militare sono stato benissimo, quindi non era più una cosa che mi raccontavo evidentemente, perché avevo voglia di fare qualcosa, ma dovevo trovare un alibi. Ed per è per quello che poi suoni il generale bene. A me stesso, dici? Tu suoni il generale molto bene. Vabbè, quindi poi invece mi hanno chiamato quando già il servizio militare l'avevo finito e quindi se sono andato non era per quella scusa lì. Ma prima di arrivare alla corrida, diciamo che le prime volte che sono salito su un palco risalgono a qualche anno prima. Io nel 78 ho partecipato a un quiz radiofonico in una radio locale il cui direttore era Giancarlo Guardabassi, conduttore dei dischi caldi su Radio Rai, cantante soprattutto attivo negli anni 60 e 70, che sentendomi cantare i Bee Gees al telefono, perché per vincere questo disco io canto, dice, poi canta una canzone bambino, e io canto, nel 78 era uscito appunto... Beh, in falsetto, va bene. Sì, Too Much Heaven, quella che faceva... Nobody gets too much heaven no more, it's much harder to come by, I'm waiting in line. Ecco, adesso... Adesso io faccio il falsetto, ma a 12 anni parlavo veramente così, quindi anche quando...
Però lui resta colpito da questa performance al telefono, tant'è che poi me ne chiede un'altra anche al telefono, per cui faccio tragedy, un'altra cosa. Insomma, mi invita al programma di punta di questa radio out e poi il caso vuole che quell'estate lui partisse per con uno spettacolo, insomma una sorta di Barnum con tantissimi artisti, e mi chiede di far parte di questo spettacolo, il Gigi Show, appunto, come Gabri, Giancarlo Guardabassi, Giorgio Gabri. E quindi io salgo sul palco per la prima volta a 12 anni, perché mi piaceva cantare, in casa insomma suonavo sempre la batteria con le dita, saltavolo, e quindi ho cominciato, diciamo, così. Quando poi sono arrivato alla Corrida nell'88, era anche perché un po' di esperienza me l'ero fatta in quelle serate lì. In questo show c'era anche un imitatore che si chiamava Franco Blasi, io imitavo le cose che imitava lui, anche se in realtà qualcosa evidentemente avevo già dentro io. Quindi poi alla Corrida, quando arrivo lì, la cosa che, non so se si, vabbè, lo dico, tanto era simpatico Corrado e spero che, insomma, posso rivelare questo particolare. Io stavo guardando il monitor prima di che iniziassero appunto le prove, quindi sento il regista, dice: Corrado, allora cominciamo, facciamo la simulazione delle prove. Voi ricordate che alla Corrida c'erano queste due gradinate, cioè queste due, appunto, sì, sedute per il pubblico, al centro del quale c'era questa gradinata, Corrado scendeva e poi si rigirava verso il pubblico e iniziava lo spettacolo. Quindi lui inizia e quindi dice: Corrado, iniziamo, questi sono... Non c'era nessuno ovviamente, era lo studio deserto, c'erano soltanto i cameraman e noi che dovevamo fare la prova. E allora scende Corrado e fa: e beccate questo, e comincia a simulare i saluti, ma non dicendo buonasera signora, dicendo altre cose. E per me è stata un'illuminazione, ho detto: ma allora è così, cioè è così che funziona, non è tutto quello che noi vediamo, tutto serio, tutto perfetto, preciso. Quindi ho cominciato subito a capire che non era una cosa da prendere troppo sul serio questo mestiere, cioè farlo seriamente ma non prenderlo troppo sul serio. E poi io lo adoravo Corrado, nel senso che veramente la TV ne vedevo tantissima, tra lui, Vianello, Walter Chiari, insomma mi piaceva moltissimo quel genere di comicità. E quindi vabbè, poi per farla corta ho fatto la mia esibizione e mi ero preparato insomma un po' di personaggi. Uno che non aveva mai fatto nessuno, che era, diciamo, produzione propria, era Dino Zoff, che quello era... Ma sì, insomma, dai, alla fine sostanzialmente bisognava non muovere troppo le labbra, sostanzialmente fare un po' come il ventriloquo, no? E poi raccontavo di fatti, del fatto che magari mi divertivo un sacco con Causo e Cucuredua a tirar tardi la notte fino alle 21:37, a suonare i campanelli delle abitazioni e poi a fuggire giù per i vicoli come dei matti. Insomma, sono uno che cento ne fa, una ne fa, cento ne sono. Vabbè. E quindi con Corrado così. Poi, tant'è che quando ho vinto, lui poi chiedeva di ripetere l'esibizione. Io non ho rifatto le stesse cose che facevo prima, perché mi sembrava già... Io mi annoio spesso a fare la stessa cosa, quindi devo farne sempre diverse. Però non avevo repertorio, quindi ho buttato dentro, mi ricordo, un Mike Buongiorno che non avevo mai fatto, e poi a un certo punto si vede proprio nella registrazione che io ho un vuoto che dura un secondo, però dopo questo secondo guardo e dico: Corrado, e che devo fare? Io francamente non ho altre voci da fare. Lui dice: ma Mercure, basta così, tranquillo, adesso complimenti. E quindi vabbè, quella è stata una soddisfazione. Ho ancora un televisore, tubo catodico e un videoregistratore vinti in quell'occasione, che hanno campeggiato per anni a casa dei miei. E questa esperienza poi è stata, diciamo, utile come tutto il resto. Che però la trasmissione che ti ha veramente lanciato è Stasera mi butto. Stasera mi butto, 2 anni dopo, avevo appunto terminato da un mese scuola interpreti e ero un po' restio, cioè pensavo, dico, non è serio, adesso sono interprete parlamentare, no? E non sapevo se partecipare o no, una parte di me avrebbe voluto, però poi un'amica insisteva molto, ma chiama, telefona, quindi ho fatto il provino a Roma il giorno dopo Italia-Argentina. Arrivo a Roma da Bologna, perché studiavo a Bologna, Roma deserta, un'atmosfera appunto lunare, tutta gente, zombie che vagavano, questo caniglia o canigia, questo colpo di testa con Zenga così, no? E quindi
tutta distrutti, diciamo, da questa esperienza. E arrivo a Via Teulada e ci sono circa 600 persone, capannelli. Poi io giravo tra uno e l'altro, c'era il gruppo dei Banfi che si facevano Banfi l'uno con l'altro, i Totò, che si facevano, uno che diceva io sono più Ciotti di Ciotti. Cioè, poi quando dico che gli imitatori sono degli psicopatici, non è che dico una cosa tanto lontana. Beh, così qua, appunto, si rifaceva addosso, sembrava galli da combattimento, chi vinceva. Per cui io giravo tra questi, dico, vabbè, perché forse tra questi c'erano sicuramente altri che non facevano da professionisti in quel momento come me, però c'erano anche quelli che vivevano di quel mestiere lì. E poi vabbè, fui scelto nella selezione, nei 49 che parteciparono, superai la prima eliminatoria, anche la seconda a sorpresa, e in finale poi tutti noi fummo presi per il programma di Raffaella Carrà, che iniziava da lì a 2 mesi. E quindi ho iniziato a frequentare la TV, stare a Roma per circa 2 anni, e lì ho detto finché dura fa verdura, insomma sono andato avanti, poi se dovesse fermarsi questa ruota ritorno sull'altra strada. Vicino all'imitazione c'è anche il mestiere del doppiatore, no? Che molti magari non conoscono. Tu sei stato un doppiatore importante e hai fatto anche un mitico Balù. Beh, importante non lo so, no? Quelli importanti io li ho conosciuti a partire da Pino Locchi, da Michele Gammino, che è stato il mio maestro, diciamo, quello che pazientemente mi diceva quando vuoi vieni, assisti. Io ho assistito per un annetto mentre facevo televisione, quando avevo delle ore libere andavo lì e assistevo al doppiaggio dei film, e li ho conosciuti tutti, quelle voci che poi sentivo. E mi ricordo però poi un giorno quando Gammino mi chiese doppialo tu, vieni qua, fallo tu questa cosa, e il primo anello, perché poi il doppiaggio si divide in anelli, cioè il film viene scomposto in tante parti, si chiama anello perché una volta mettevano la pellicola ad anello in modo tale che facesse al loop, quindi ripeteva sempre la stessa scena, il doppiatore e la doppiatrice capivano i tempi, le pause, come recitare quella cosa, e poi si andava avanti. Quindi mi ricordo sempre il primo anello che dovevo dire in un film, non so, era coreano, vietnamita, non so, comunque c'erano questi personaggi asiatici, e uno doveva dire all'altro i soldi sono nella valigetta. E quindi guarda, vedi qua, guardi questo qui, muove la bocca, a un certo punto dice i soldi sono nella valigetta, dillo. Quindi i soldi sono nella valigetta. No, non va bene, i soldi sono... Tranquillo, tranquillo. I soldi sono nella valigetta. I soldi sono nella valigetta. No, ma che fai? Normale, no, la voce normale, dita. I soldi sono nella valigetta. I soldi sono nella valigetta. Ma no, ma questa è una voce diversa. No, la voce tua è normale. I soldi, scusa, no, insomma l'ho fatta tipo 15 volte, i soldi sono nella valigetta, e però è un trauma che bisogna superare, perché all'inizio è molto anche appunto l'imbarazzo, poi dietro di me c'avevo le voci di Tom Cruise, di Sean Connery, insomma tutti mi guardavano, dicevo... E quindi alla fine, vabbè, però poi da lì è partita questa cosa, e diciamo non ho, l'ho fatto, è stato il mio lavoro principale dal 95 al 2000 circa, e tra le voci che ho doppiato appunto, vabbè, l'Orso Balù nel Libro della Giungla. Te lo ricordi l'Orso Balù? No, più o meno un po' così, vabbè, insomma tanto sono vocette così. Avevo doppiato, per chi seguiva o segue South Park, facevo l'insegnante di educazione fisica, Mackey, che faceva Tito, ok. Che però, vabbè, non so se quanti l'hanno... Ah, vedi, c'è un estimatore, vedi, vabbè. Hai scoperto adesso che... Fantastico. E poi facevo un amico di Bart dei Simpson, si chiamava Secco. Ehi Bart, andiamo lì! Una cosa già, insomma. E quindi vabbè, dai, doppiaggio. Così. Facci un pezzo di quel periodo lì. Un pezzo? No, musicale di quel periodo. Ah, adesso dovrei... Beh, tanto sono più o meno periodo tutti, sarebbe tutti tipo 90-95. Fine degli anni 90. Ma che ne so. Hai molti italiani che hanno fatto quelle cose lì, no? Sì. Il repertorio, dai. Ma adesso guarda, non so, tanto se uno la dice con sicurezza, uno dice, questo pezzo è uscito nell'ottobre del 93 ed era esattamente... poi va a vedere se dico la verità, però farei un pezzo di Gaber, mo che tanto voglio dire, Gaber se n'è andato purtroppo qualche anno dopo, però insomma l'ho visto proprio in quegli anni lì, e magari farei questa qua. Da solo, lungo l'autostrada,
alle prime luci del mattino. A volte spengo anche la radio e lascio il mio cuore incollato al finestrino. Lo so del mondo e anche del resto, lo so che tutto va in rovina, ma di mattina, quando la gente dorme nel suo normale malumore, mi può bastare un niente, forse un piccolo bagliore, un'aria già vissuta, un paesaggio o che ne so. E sto bene, io sto bene come uno quando sogna. Non lo so se mi conviene, ma sto bene, che vergogna. Io sto bene, proprio ora, proprio qui. Non è mica colpa mia se mi capita così. È come un'illogica allegria di cui non so il motivo, non so che cosa sia. È come se improvvisamente mi fossi preso il diritto di vivere il presente. E sto bene. La 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 la. Quest'illogica allegria, proprio ora, proprio qui. Da solo, lungo l'autostrada, alle prime luci del mattino. Ha fatto anche un si bemolle settima molto complesso. 2001-2011, televisione per un pugno di libri, e lì viene fuori il Neri intellettuale, no? Chiamiamolo intellettuale. Soprattutto io Neri lo sto inseguendo perché lui mi deve fare la lista dei 10 libri per una rubrica che io ho, ed è sfuggente. Non... No, ma quindi magari in questa occasione riesco a beccarne almeno uno o due. Sì, te li dico. No, allora sì, la letteratura, insomma i romanzi soprattutto, più che la saggistica, sono sempre stati anche un'altra delle mie passioni, essendo anche amante, diciamo, degli spazi solitari. Leggere mi è sempre piaciuto, dai fumetti in su. E quindi mi è capitato di partecipare da concorrente per un pugno di libri quando lo conduceva Patrizio Roversi. E poi dissi agli autori, perché avevo partecipato appunto per aiutare le classiche che si sfidavano a colpi di letteratura, dissi agli autori, dico, qualora Patrizia dovesse lasciare e se fate dei provini per una nuova conduzione, mi piacerebbe partecipare. Quando, e ci sei rimasto 10 anni, quindi quando, tanto. Sì, perché Roversi poi è andato a fare Velisti per caso con Susie Bled in e giro e quindi ha lasciato il posto vacante. Adesso infatti vorrei fare anch'io Turisti, lo inseguo sul suo stesso terreno. E praticamente, insomma, sì, mi chiamarono Andrea Salerno e Vittoria Fenno, dice, abbiamo pensato direttamente a te, ecco, facciamo un numero zero e ti lanci, insomma. E quindi mi sono lanciato nel 2001 in questo programma che conoscevo bene, che mi piaceva, perché mi sarebbe piaciuto misurarmi anche con la conduzione, però mi sarebbe piaciuto farlo con un programma non qualsiasi, ma un programma che fosse giocoso, appunto non serioso, ma che ci avesse poi di base un argomento
interessante e sfaccettato come la letteratura. E sì, poi ci sono rimasto 10 anni e dopo 10 anni ho deciso di lasciare perché ho sempre un po' il timore della fase discendente della parabola che riguarda qualsiasi aspetto della vita e quindi cerco di anticipare quel momento lì e sperare di lasciare negli altri e anche in me, perché poi magari non mi va la routine e ho paura poi di essere meno performante, no? In qualsiasi cosa faccio, mi va di lasciare comunque una sensazione, un sentimento di desiderio ancora piuttosto che di non stanchezza. Finito. Però questa cosa che tu inizi dei nuovi mestieri quasi per, adesso ti alzo la palla, neri per caso, sì. Quasi per caso, ti porta poi dopo al cuore altrove. Sì, allora devo questa cosa appunto un po' per un pugno di libri, perché non ero il conduttore smaliziato. Io diciamo che quando ho iniziato questa conduzione ho detto non ha senso se io fingo di essere un altro conduttore o mi violento per cercare di essere quello che non sono. Se vado bene devo andare bene come sono io, con la mia flemma, con i miei tempi, eccetera, eccetera. E altrimenti pace, vabbè, vuol dire che un po' è andata bene se ci sono rimasto 10 anni, poi qualche altra conduzione l'ho fatta, ma al di là di questo il primo anno sicuramente se mi rivedessi avrei molta tenerezza verso quel ragazzotto che conduce, e quella stessa tenerezza la ebbe Pupi Avati, e qui vengo nel tuo, perché un pomeriggio appunto alle 6, anziché guardare il 90° minuto il calcio, Antonio Avati, il fratello di Pupi, stava guardando Per un pugno di libri. E loro da un po' stavano cercando il protagonista del film Il cuore altrove. Quindi, Nello. Nello. Quindi Antonio chiama Pupi e dice: Pupi, abbiamo trovato il nostro protagonista, metti su Rai 3. E Pupi racconta, l'ho sentito raccontare mille volte. Allora mi chiama il fratello Antonio che mi dice: metti su Rai 3. Metto su Rai 3 e vedo questo conduttore, che non si può definire un conduttore, era uno imbranatissimo, era uno che chiedeva scusa ai ragazzi se sbagliavano, gli dispiaceva per loro, era uno veramente il conduttore più fuori luogo della storia che abbiamo mai visto. E quindi ho pensato che potesse essere giusto, quindi l'ho chiamato, gli ho detto: venga, si seda, si segga, dammi del tu, diamoci del tu, questo è il copione. Lui mi guardava con l'occhio fisso, diceva: ma questo capisce o non capisce? Questo è il copione, lo leggi, se ti piace il ruolo è tuo. Lui mi chiese: ma non vuoi fare i provini? No, lo leggi se ti piace. 2 ore dopo mi chiama al telefono e dice: sono io. Questo racconta, insomma, se siete imbranati vi potrebbe chiamare Pupi Avati, quindi siate voi stessi, siate se stessi. E comunque con Il cuore altrove, che è il primo film importante che fai, sì. Tu prendi una nomination al David di Donatello e prendi anche Il nastro d'argento, no? Sì. Com'è? Sì, sì. E poi subito dopo hai una volta successiva sempre con Avati dove prendi il David di Donatello, non nomination ma il premio per attore non protagonista. No, non lo prendo il David. La seconda notte di nozze. No, non lo prendo, ma i premi, vabbè, sì, certo, fanno sicuramente piacere, anzi, io una volta che incontrerò Harry De Luca gli devo chiedere se effettivamente a Cannes lui ha votato contro, perché mi hanno riferito che se lui avesse votato a favore io avrei vinto la Palma d'Oro a Cannes. Però non lo so, mi hanno detto che ha votato per un turco, un film neorealista turco. Se è vero gli dico: Harry, una mano sulla coscienza, insomma, dammi una soddisfazione, è un connazionale, vabbè, non lo so se è vero o no, però sicuramente quel film e Avati, al quale devo davvero molto, mi ha aperto la strada del cinema e della fiction che mi hanno davvero regalato tante soddisfazioni. Avati che è un grande amico del Festival di Camogli, oltretutto, nel senso che è stato spesso qua, spesso, no? Sì, sì. No, senza quel film lì non so come sarebbe andata, magari avrei fatto giri diversi, però poi appunto altri film a cui tengo molto, oppure le fiction che abbiamo visto su Rai 1, Da questo nostro amore a Tutti pazzi per amore, Papa Luciani, insomma, non sarebbero credo arrivati nello stesso tempo. E quindi nel frattempo vai avanti con l'imitazione, a questo punto l'imitazione di persone più d'attualità, no? Sì. In televisione, Parla con me, programma della Dandini,
sì, con Guzzanti. Nel 97, quindi qualche anno prima, c'era stato Pippo Kennedy, nel quale facevo Casini. Ho sempre fatto, diciamo, personaggi contemporanei. Sempre anche fatto alla, Casini, anche dici anche alla, esatto, anche alla corrida facevamo Falcao. Ma io penso che avevamo fatto una certa partita. Insomma. Però facevo, appunto, nel 97 c'era Casini e facevo così, Casini: ciao, sei una casalinga annoiata, una manager insoddisfatta, ti piacciono le convergenze ma hai paura di confessarlo a tuo marito, ti vergogni di mostrare in pubblico le tue aperture moderate, ebbene se ti senti sola, incompresa, circondata da estranei, come succedeva a me nel polo, contattami. Sperimenteremo insieme le posizioni più ardite e alla mia lingua biforcuta ti darà sensazioni mai provate. La politica è una cosa sporca, facciamola insieme. Grazie, grazie a tutti. Poi vorrei dare soltanto, soprattutto alle elettrici, perché ovviamente contano anche gli elettori, ma meno. Le elettrici che volessero scrivermi possono farlo scrivendomi un'email a grandecentro.g. L'ho personalizzato, tutti lo cercano, nessuno lo trova, io so dov'è, quindi se me lo chiedete ve lo spiego. Grazie. Senti, un grande amico del Festival di Camogli è Gad Lerner. Sì. Sì, è vero, sono venuto spesso da queste parti e sono contento, certo, di tornarci. Però volevo condurre io, come facciamo adesso? Io sono nato conduttore, non accetto altri conduttori. Quello che ti ha portato più fortuna chi è? No, ma vabbè, non è la fortuna relativa. Diciamo che poi ci sono... è il pubblico che decide o Gasparri. Sì, Gasparri, Alberto Angela pure penso, no? Perché però, poi... però Gasparri era più graffiante perché era anche politico. Ma Gasparri, no? Cioè, ah, scusate, un attimo, manca. No, Gasparri, vabbè, visto che stiamo qua adesso, poi insomma è parecchio che non faccio, diciamo, ecco, a parte recentissime esperienze che ho fatto altri personaggi, ma è parecchio che non ho un repertorio, ecco, devo ripescare cose lontane come quelle di Casini, appunto, che però quella ha il dono dell'attualità sempre, perché è un messaggio così, no? Poi lui è attuale sempre, sta sempre così. Però mi piace magari raccontare la genesi dei personaggi, che forse è più interessante della voce stessa. Allora, ero davanti alla TV a vedere Porta a Porta, e c'era Vespa, c'era appunto Gasparri e Livia Turco quella sera. Gasparri dice una delle sue. Mi lascio qualche secondo per pensare a una delle sue. Dall'altra parte Livia Turco, che posso imitare come imitavo Fassino, dice: ma cosa stai dicendo? Stai dicendo delle sciocchezze, delle stronzate. Vabbè. E redarguito dall'autorità, dall'autorevolezza di Livia Turco, vedo Gasparri che appena accusa il colpo, guarda da una parte e fa: ah no, ma io non intendevo questa cosa, cioè, io forse mi diciamo fraintesi, io intendevo dire questa cosa. Allora, in quello sguardo che ha buttato da una parte, che non so per quale motivo, io ho immaginato che ci fosse un suggeritore. E quindi la chiave di lettura di Gasparri, appunto, con il labbro incollato e tutto quanto così, faceva record, minutaggio, cercava di accumulare minutaggio anche leggendo le previsioni del tempo per battere i rivali, no? E la presenza in TV. Ho immaginato appunto che ci fosse costantemente un suggeritore, quindi quando Serena mi intervistava, no, quanto con Gasparri, io ogni tanto eh? Ah sì, no, questa cosa, ma con chi parla? No, leva, spostati, no, niente, con nessuno, con chi devo parlare? Sono autonomo, sì. E poi vabbè c'era la legge Gasparri, appunto, che poi dice, ha scritto questa legge. Ma io manco l'ho letta, ma che ho scritto la legge? No, io ho provato a leggerla, francamente. Francamente il librone così, insomma, la sera mi mettevo a baciura, accendevo, dice si legge, via la cecagna, niente, niente, facevo. Quindi purtroppo è così. Comunque sono stato anche ministro, eh.
Incredibile. Uno dice, hai visto? Senti, inframmezzato tutte queste cose, a parte il fatto che nel frattempo ti sposi e hai due figli e quindi porti avanti anche una famiglia, tre figli, porti avanti anche una famiglia. Due non ce l'ho mai avuti. No, nel senso che sono gemelli gli ultimi. Esatto, perché sono passato da uno a tre, quindi hai avuto due figli, no, è l'unica. Va bene. Sì. Senti, c'è anche un pezzo che secondo me è interessante che si conosca, che è un pezzo di manager culturale, di organizzazione culturale, sia di gestione del teatro di Sant'Elpidio, sia invece poi dopo dell'organizzazione del Festival delle Marche, quando le Marche hanno avuto delle difficoltà, no? Di Risorgimarche, dice, degli ultimi anni, vabbè, sì, diciamo, allora hanno, nel mio paese natale, Porto Sant'Elpidio, provincia di Fermo, hanno deciso... Che già la provincia di Fermo... Nessuno, nasce sa, dalla scissione, nessuno sa che c'è la provincia Fermo. Infatti siamo lì nascosti. No, nasce dalla scissione in quel periodo in cui tutte le province si scindevano, c'era la moltiplicazione dei pani e delle province, dalla scissione della provincia di Ascoli. Io sono sempre stato per le aggregazioni, però vabbè, al di là di questo. Che stavamo dicendo? Da che siamo Festival Risorgimento. No, del teatro. L'amministrazione comunale decise circa, ormai sono passati quanto, 15 anni, quasi tra 15 e 20, non mi ricordo bene, di costruire un teatro, che è una cosa scellerata appunto, perché vorrei vedere quanti altri comuni hanno deciso di costruire un teatro, perché da noi non c'era, c'è nel paese immediatamente sopra di noi, che è Sant'Elpidio a mare, ma non sta a mare, sta un po' in collina, mentre e poi noi l'ha siamo... Fatto... Mentre noi che siamo al poi l'ha mare, fatto ci Cuccinelli sopra. Porto Sant'Elpidio, no, quello è Solomeo. Sì. Ah, ok, vabbè. E quindi, niente, costruisce questo teatro e quindi alla fine, vabbè, mi hanno affidato la direzione artistica e quello, vabbè, faccio il direttore artistico lì. Beh, in un momento per di, piacere. In un momento di grande difficoltà della regione, ma quindi... I primi anni, no, i primi anni non c'era difficoltà, perché appunto stiamo parlando quantomeno di 15 anni fa, quindi le prime stagioni sono state fatte con un po' di fondi in più, alcune sono state fatte davvero con pochissimi soldi, però vabbè, un po' con i buoni uffici, le conoscenze, riesco magari ad avere qualche sconticino. Ma mi sembra più interessante quello che dicevi invece di Risorgimarche, perché è un festival nato appunto dopo le scosse del terremoto che hanno devastato il centro Italia, e siccome le Marche non venivano molto, molto citate, eppure sono la regione più colpita dal punto di vista dell'estensione territoriale, perché circa due terzi dei danni sono nelle Marche. Quindi poi, avendo conosciuto degli sfollati, insomma dei terremotati che stavano ad Arquata del Tronto, questo dopo la prima scossa, poi c'è stata appunto la seconda, ho pensato che si potesse organizzare un festival proprio in quei luoghi, magari farlo in luoghi aperti in cui ci fosse appunto più sicurezza in caso di eventuali nuove scosse e dove non ci fossero limitazioni per il pubblico che potesse venire, quindi attirare turismo, dare una mano alle economie locali e chiedere quindi a tanti amici cantanti, artisti di venire a esibirsi gratuitamente in queste zone. E tutti loro molto generosamente hanno aderito fin dal primo anno e adesso siamo arrivati alla quarta edizione. Questa quarta edizione è stata anche contraddistinta da queste normative e Covid, per cui è cambiata un po' la forma, però e comunque l'avete fatto. L'abbiamo fatto e in tre anni, diciamo, a parte quest'ultima edizione, sono state circa 300.000 le presenze contate in luoghi che potrebbero essere stati, insomma, trascurati dai flussi di turismo. Invece con questo sistema, certo, diciamo che un po' una mano all'economia locale è stata data e abbiamo portato comunque un abbraccio attraverso la musica, che non è banale, appunto, sembrano, insomma, discorsi poco tangibili, in realtà le emozioni e gli scambi di affetto tra persone l'abbiamo capito anche durante questo periodo di Covid, quanto siano importanti, quanto ci sono mancati gli abbracci e quindi anche questo è servito a risollevare un po', per quello che possiamo fare noi che facciamo parte della società civile, a risollevare un po' gli animi di quelle persone che vivono in quelle comunità, mentre la ricostruzione ovviamente va avanti molto, molto lentamente, perché c'è un eccesso di burocrazia e quindi comunque si cerca, ognuno nel proprio ruolo, di dare un contributo, quindi sono molto fiero. Abbiamo ancora 10 minuti. La musica, come ci rispendiamo? La musica ti stuzzica molto, no? Cioè ti piace molto e proprio negli ultimi mesi
hai portato avanti uno spettacolo con il tuo amico Mario Renzi, sì, su De André, no? Beh, no, su De André, no, si chiama Le mie canzoni altrui, no? Sì, sì, beh, quello con su De André era uno spettacolo teatrale con la regia di Giorgio Gaglione, con il che qui a Genova, a pochi passi, nel quale lavoro costantemente dal 2005, ne abbiamo fatti tanti di spettacoli. Il primo è stato su Pennac, poi il secondo è stato sull'opera di Giorgio Gaber con monologhi e canzoni, poi abbiamo fatto altri spettacoli, e poi è arrivato Quello che non ho, che metteva insieme le canzoni di Fabrizio De André e il pensiero di Pierpaolo Pasolini, declinati al presente e al futuro. E vabbè, l'ultimo che abbiamo fatto invece si chiama Tango del calcio di rigore, e parlava dell'Argentina del 78, dei desaparecidos, eccetera eccetera. In quello spettacolo lì appunto c'erano molte canzoni di De André che hanno dato poi vita ad altri spettacoli, veri e propri concerti, quindi c'è una formazione con gli New Quartet, anche loro quasi tutti liguri, e altre formazioni. Per cui sì, De André è uno di quelli che tratto più spesso con le canzoni. Ce ne fai una? Volentieri. Avete preferenze? Fanne una conosciuta, non quelle strane. Ah, Cresa de Ma, volete mettere alla prova il mio genovese, ok, vabbè. Però diciamo che questa verrebbe meglio con col Buzzucchi, però quindi diciamo con la chitarra un po' così. Vabbè. Se non avete il Buzzucchi, niente. Umbre de muri, muri de mainè, donde ne veni, tu vai le cane, densi tu du valuna se mostra nua. E a nottana appunto un cutello a gua, e a montala su che resto udio, udiamolo in sé, io sé che effetto mio, ne sciurtimo da ma pesciugai osse da odria, e a fontana de cumbi intaccate pria, e intacca de pria chi che sai ha, intacca d'udria che non le mai na, gente de lunga fance da mandilla, quei che du lo assu preferiscian la, figge de famiglia o du de bun, che ti per mia le senza algun dun, e anda. Vado all'ultima strofa direttamente. Esce a barca d'ubin che navighiamo si scoggi, emigranti durie qui c'ho in ti oggi, finché un mattin crescia da pue l'ure cogge, frede gane fani ed effigie, bacanda corda marsa de guai de sa, che aneliga ne porta ante una cruza de ma, e anda. Senti, mi scappa un'altra in genovese. E mi, e anna, e alla yashurti, e sua, sua, e o che, okay. Da rebella, fina pigia, pigia, o tren, in ta galleria, gente all'introscu, short amaro tia. Le gudens special,
E tu stai tutta guaita, te domanda chi te, a sostanza o me stai, che per gli altri per già nulla, pote tu che importa le peguse, una stanza alle vega, e dell'altra stanza, e vagascia da un menù, e ti cunna qualche non ti vuoi, a ti abbibbianta miagia, a serra c'ave anche un barcun, e rensenite sul fianco. Che belinda è nolo che ti me fai e si fa. Cassun de pigiade laia se va l'uspia. Quanto ci concedi ancora? Siamo alla fine, Neri. Che io sono un po' un diesel, quando parto poi dopo mi devi sparare. Ferma. Vai. No, vabbè, ce ne sarebbero davvero mille, perché proprio mi, cioè, ci stanno da... Altre 18, va. No, facciamo invece una variante. Una notte in Italia, che è la nostra canzone della, si potrebbe fare. Della Sardegna. Dai. Però vi propongo altre due cose un po' più cazzare, se posso, perché quello va bene. Perché adesso, insomma, un po' di canzoni belle, serie abbiamo fatte. Però, allora, sapete che ultimamente i dischi non se ne vendono più. Contano le visualizzazioni su YouTube, gli scarichi su Spotify, su iTunes, su queste piattaforme qua. E quindi che succede? Per i cantanti che hanno iniziato magari molti decenni fa, si trovano un po' in crisi, si vedono superati da questi ragazzi che fanno rap, trap, trop. E quindi capita che alcuni cantanti d'antan si calino nel terreno di questi giovani e quindi riadattando delle canzoni moderne. È il caso di Angelo Branduardi, che non so se avete sentito o saputo, ha prodotto una cover del brano che ha vinto Sanremo l'anno scorso. Vi ricordate cosa ha vinto Sanremo l'anno scorso? No, perché uno resetta, cioè Sanremo di quest'anno se lo ricordano tutti, chi ha vinto l'anno scorso non si ricorda più, eh? Mahmood, Diodato, sì, poi ha vinto Mahmood, esattamente, soldi, perché uno cancella tutto. Quindi Angelo Branduardi ha fatto questa cover del brano di Mahmood. Se l'andate a cercare nella discografia o comunque in queste piattaforme non la troverete, perché Angelo non è così banale da intitolare un brano soldi. Se cercate pecunia o sesterzi, dobloni, forse avrete più possibilità di trovarlo. Facciamo un piccolo ricordiamo come fa la canzone, appunto, soldi, no Mahmood, sapete? In periferia fa molto caldo, mamma sta tranquilla, sto arrivando, te la prenderà per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno c'è chi c'ha, fuma narghilè, ti chiede come va, gli chiede come va, non la faccio tutta, basta. Allora, Angelo ha rispettato esattamente tutto il testo di Mahmood, ma ha cambiato leggermente, in modo impercettibile, la velocità del pezzo. Ti fa fatica a distinguere, vabbè, comunque, insomma. In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narchile, mi chiede come fa, sai già come fa, e come fa. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio, lasci casa in un giorno, tutti mi sei. Pensavi solo ai soldi, ciao, dimmi se volevi solo soldi,
cia cia, dimmi se mi chiedevi come fai, come fai, come fai, sai già come fai, come fai, come fai, mi chiedi come fai, come fai, come fai. Poi sapete che a un certo punto Mahmood canta in arabo, perché appunto questa canzone è un segno di riconciliazione, un tentativo di riconciliazione con suo padre egiziano, quindi gli si rivolge in arabo e anche Angelo, giustamente rispettando il testo, canta questa parte in arabo, e quindi sentirete nel disco, laddove lo troviate, Angelo che canta questo pezzo e fa Valadi, valadi, habibi talena. Ma mentre Angelo si appresta a eseguire la seconda parte di questa strofa in arabo, nello studio di registrazione dove sta incidendo passa a sorpresa Fabio Concato. Fabio Concato, forse preso da invidia, da gelosia per il fatto che Angelo avrà tantissime visualizzazioni su YouTube, decide di irrompere nello studio e di impossessarsi del microfono, dando una spallata al Branduardi e prendendo quindi il microfono. Sarà lui adesso a dire Valadì, valadì, habibi, sembrava vera. E già che c'è, domenica ti porterò sul Nilo, magari mi vestirò da Tutankhamon, un giro ad Alessandria, un altro a Sharm el Sheikh, un kebab, due falafel, io e te. A spendere soldi, soldi, cia cia, dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi, cia cia. Alla fiera dell'est per due soldi, soldi, un topolino mio padre comprò per due soldi, soldi, un topolino mio padre comprò per due soldi, soldi, un topolino mio padre mi chiede come va e come va e come va, sai già come va e come va e come va. Chiedi come fa e come va, come danna, sai già come fa e come fa e come fa. Quel momento la canzone sembra finita, ma nello studio di registrazione si trovano a passare a sorpresa tutti i Pink Floyd, che sentendo che c'è un legame, una sinapsi con questo pezzo, irrompono nello studio e si mettono a cantare anche loro. Money. Facciamo l'ultima, l'ultima, l'ultima. Se mi candiderei alle elezioni, adesso bisogna parlare semplice, perché se uno ha studiato non viene visto male, vabbè, questi tempi, o tempora o mores, mica, vabbè. Allora no, vi di la dimostrazione così tutti insieme che la musica è talmente liquida che si possono prendere due canzoni diverse e mescolarle invertendo il testo e la musica appunto dell'una e dell'altra. Il testo della canzone B andrà nella musica della canzone A e viceversa. Lo faremo con le canzoni, le sceglierete voi, questa è proprio la dimostrazione scientifica che vale per qualsiasi tipo di canzone. Quindi scegliamo innanzitutto due cantanti famosi, magari insomma di vecchia data, dai, scegliamone. Morandi, perfetto, Morandi va benissimo, ok, Morandi mi va bene, scegliamone un altro magari anche. Celentano, va benissimo, vabbè. Allora, avete scelto voi Morandi e Celentano, io vi rispetto, ne avrei scelti altri, ma avrei scelto Dalla, Modugno, altri, però vabbè, avete scelto voi, io vi rispetto, insomma. Vabbè. Adesso dobbiamo scegliere una canzone dell'uno e una canzone dell'altro, quindi di Celentano che cosa vogliamo scegliere? Via Gluck, ha detto prima la signora, vabbè.
che poi tra l'altro Azzurro è di Paolo Conte, quindi non sarebbe stata consona, quindi la signora ha detto via Gluck, è tutta la vita signora, tranquilla, è in cassaforte, via Gluck è in cassaforte. Dobbiamo, prego, adesso vediamo se si aggiudica anche il pezzo di Morandi oppure no, dobbiamo scegliere una canzone di Morandi magari... Fatti mandare dalla mamma, ma mi piace tantissimo. No, non va bene, fatti mandare dalla mamma, perché non c'è... Mi piacerebbe una canzone più lunga per fare anche una... C'era un ragazzo, potrebbe essere, vabbè, scegliamo quella, di sì. Allora, c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, questo è il titolo completo della canzone. Allora, innanzitutto i titoli, avendo questo minimo comune multiplo denominatore, bravissimo Pierluigi, diventa così, c'era un ragazzo della via Gluck che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Vabbè, lo date per scontato, vabbè, non era scontato, cioè era comunque una, c'era comunque una piccola invenzione, questa, per cui vabbè, se, se siete così freddi da... Allora, adesso invece arriva, arriva il pezzo serio. Allora, facciamo un attimo appunto, ricordiamoci come fanno queste canzoni, no? Vuoi cantare tu che sei... C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo... Veniva da gli Stati Uniti d'America. Basta, ci stai prendendo troppo gusto questo. Allora, però è così la canzone, mentre l'altra, no? Come fa? Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una... eccetera, eccetera. Allora, sì, fa, fa così, ma adesso noi dobbiamo... Allora, noi adesso, in questa musica qua che avete cantato, questa è la storia, ci mettiamo... Cioè, vedrete che magicamente tutto andrà a posto, sembrerà che questa canzone sia sempre stata scritta così. Cioè, voi potrete cantare le parole di C'era un ragazzo sulla musica della via Gluck e viceversa, e vi sembrerà tutto normale. Che cosa c'è di strano? È sempre stata così? Invece no, è al contrario, è la suggestione che si è venuta a creare, quindi... Prova. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma accanto a sé aveva mille donne e sé. A tempo però. Cantava Help a Ticket to Ride, Oh Yesterday. Contrario adesso. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gru, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava. Laddove c'era l'erba ora c'è una città, ta-ra-ta-ta-ta. E quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà? Questo ragazzo della via Gluck si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Stop con la campagna, stop con il cortile, gli han detto vai nella via Gluck e spara i Rolling Stone. I can't get no satisfaction. I can't get no finale. Grazie.
Grazie. Aspetta. Severino. No, no, ho bisogno di chiederti l'ultima cosa. Ho bisogno di chiedergli una cosa. Una cosa seria. Una cosa seria, mi siedo allora. Ho bisogno di chiederti una cosa seria. Sì. In questo momento, che è un momento molto difficile, se tu dovessi chiedere al nostro Premier che cosa ne pensi? Questa è... Allora, innanzitutto questa sera vedo che si sta... che i protocolli Covid non sono stati rispettati, quindi penso che da domani sarete tutti quanti dietro, cioè davanti a un commissario a spiegare la vostra posizione, quantomeno. Comunque abbiamo bisogno della solidarietà di tutti gli italiani per riuscire a tenere fuori il paese. E abbiamo bisogno delle risorse di tutti. Stiamo offrendo questo disinfettante a un prezzo da paura, 9,99. Davvero, guardate, ce ne stanno soltanto due pezzi. A chi li acquista entrambi al prezzo di, fate voi la somma, 19,99, diamo in omaggio anche questo Festival della Comunicazione, questo libretto che vi è utile per tutti e quattro i giorni in cui dura questo splendido, straordinario festival. Neri Marco Re. Grazie. Neri Marco Re con Severino Salvemini. Grazie Severino, grazie, grazie Danco. Grazie ragazzi, ai tecnici, gli intermittenti, i nascosti. Grazie ancora a tutti, grazie Neri, grazie Severino.